frazione di Bacchi Chiesa è una frazione piuttosto antica. La chiesa è datata nel 1700 e fu ovviamente vissuta dalle persone che coltivavano e vivevano su questo territorio in maniera anche piuttosto numerosa. Bacchi era una delle frazioni di Ormea più con persone, col maggior numero di persone. Poi progressivamente con l'avvento dell'attività di attività più moderne di fondovalle, le aree rurali furono progressivamente abbandonate. L'abbandono cominciò essenzialmente dopo la guerra e si completò intorno agli anni 60. A questo punto quasi tutte le abitazioni furono progressivamente danneggiate dal passare del tempo e soltanto la chiesa, diciamo, si mantenne praticamente integra sia al suo interno che al suo esterno. Quando la comunità tedesca cominciò ad interessarsi a questo paese, a questa frazione, bene, un gruppo di persone e in particolar modo Vladimiro Luschi cominciarono a restaurare tutte le case. Per quanto riguarda la chiesa, si fecero carico addirittura di restaurare completamente il tetto per evitare infiltrazioni di umidità e di acqua e preservare quello che era ancora all'interno della chiesa. Noi sappiamo anche che alcuni paramenti, libri della chiesa stessa, eccetera, sono stati poi consegnati alla parrocchia di San Martino Ormea per essere conservati. La chiesa attualmente è consacrata e viene fatta una cerimonia, diciamo una festa religiosa, normalmente in agosto, per festeggiare la Madonna del Carmine. In questa occasione, piuttosto importante, almeno per la nostra comunità, si riuniscono sia la comunità tedesca che la comunità italiana di Bacchi e il nostro parroco Don Almo officia la messa in questa domenica. Che cosa occorre ancora dire? Che tutto sommato ultimamente si era purtroppo ravvisato che il campanile ed in particolar modo il suo tetto cominciava ad essere danneggiato seriamente, in particolar modo le travature principali all'interno, e il rischio era quello di crollo con assoluto abbandono del campanile stesso, perché certamente nessuno avrebbe più messo mano per il ripristino, ma soprattutto il rischio per le persone che abitano o che possono transitare al di sotto della chiesa. E quindi è stato deciso, per fortuna, di procedere con il restauro, e per questo dobbiamo uno ringraziare il comune di Ormea, che ha sicuramente messo una cospicua somma per il restauro, e anche la parrocchia con la sua diciamo confraternita e i priori che hanno trovato la somma rimanente per poter coprire le spese. L'attività è stata svolta da specialisti che sono intervenuti direttamente dalla cella campanaria in su e non con ponteggi da terra, in quanto la dimensione del tetto del campanile è comunque piccola e soprattutto è ad un'altezza piuttosto elevata, quindi non aveva senso partire da terra. Questi specialisti hanno proceduto molto rapidamente, abbiamo già ricoperto nuovamente il tetto con tutti i suoi coppi in una maniera professionale. Nella prossima settimana verranno sistemate la facciata e il tetto della chiesa stessa con il ripristino di alcuni coppi e di alcune ciappe che sono o mobili o rotte o pericolanti. Non pericolose quanto la copertura del tetto del campanile, ma certamente da ripristinare in un ambito di un lavoro più completo. Thank you.
Siamo adesso all'interno della chiesa di Bacchi. L'interno è piuttosto ben conservato, abbiamo soltanto qualche manca di umidità risalente ovviamente dal terreno, e manca di umidità sul soffitto all'intersezione tra la parete del campanile ed il tetto della chiesa stessa. Questa chiesa è stata fino agli anni 60 circa la parrocchia della frazione di Bacchi. Dopo è stata costruita una nuova chiesa nella frazione vicino al Tanaro. Questa chiesa è stata quindi, diciamo, abbandonata, ma è rimasta nel cuore degli abitanti di Bacchi, e hanno provveduto essi stessi a continuare a mantenerla pulita e a conservarla insieme alla comunità tedesca, che, come abbiamo già detto, si era occupata di restaurare e ripristinare completamente la copertura e il tetto per evitare ulteriori infiltrazioni. C'è anche un importante e grande dipinto che avrebbe dovuto essere spostato, o meglio, posizionato nella nuova chiesa a Bacchi vicino al Tanaro, ma che poi, per ragioni di opportunità, la chiesa è moderna, la chiesa sul Tanaro è moderna, mentre questa più antica, è stata riportata qui e è sulla parete. Ben conservati sono ancora il battistero, ovviamente il pulpito delle prediche e l'altare. C'è ancora la luce elettrica originale, si possono vedere tutti i cavi esterni, ed il sistema è completamente funzionante. Si fa carico dell'elettricità, della bolletta elettrica, se possiamo dire, un nostro partecipante, uno dei componenti della comunità tedesca di Bacchi, Mr. Ashoff. Stiamo chiedendo a Christian che cosa rappresenta per lui il paese di Bacchi Chiesa, considerando che lui vive in Germania a Ulm, piuttosto distante da qui, ma spesso viene con la famiglia a passare le sue vacanze e il suo tempo qui a Bacchi. Ok, Bacchi for us is Christian dice che per lui Bacchi Chiesa rappresenta in particolar modo la possibilità di vivere in una maniera completamente diversa da quella che deve seguire in Germania, dove ha appuntamenti, il suo lavoro, telefono, televisione, mille cose moderne, ma che in definitiva poi sono stressanti. Quando arriva qui tutto è calmo, non c'è televisione, non c'è telefono, c'è un totale silenzio e si può rilassare immediatamente non appena arriva. Ok. Siamo qui con il signor Barbero Massimiliano. Signor Barbero, quando è stata fondata la vostra azienda e quante persone operano con lei? Noi siamo partiti una decina di anni fa, sì, e siamo attualmente in quattro. Ok. Quattro persone che operano nell'azienda, più degli altri operatori che lavorano in fune come noi, che vengono di volta in volta a sostenerci nel lavoro. In fune? Che vengono utilizzate delle tecniche non tradizionali rispetto ai ponteggi che vengono normalmente montati intorno agli edifici che devono essere restaurati. La tecnica in fune è innanzitutto non dover operare con grossi ponteggi, con grosse movimentazioni di altri materiali. Si lavora sempre comunque legati e di lì si cerca di operare nel massimo della sicurezza. Ogni operatore sa come deve mettersi in condizione di poter lavorare. Devono essere seguiti particolari corsi per poter svolgere l'attività in questo modo. Noi lavoriamo in Piemonte, un po' in Cucina in Lombardia e molto in Liguria. Su quali opere vi siete cimentati? In Liguria c'è il Museo Navale, che è una sfera coperta in rame che abbiamo fatto qualche anno fa. Poi a Torino c'è la sede di Ecoitalia, che è un'altra sfera, la copertura fatta a sfera, che abbiamo anche operato con un tipo di tecnica particolare. E poi ci sono un sacco di tetti, noi facciamo solo ed esclusivamente tetti, per cui sarebbe una cosa molto lunga.
nel nostro piccolo, per parlare del campanile di Bacchi Chiesa, parliamo di questa attività. Come avete trovato quali sono le condizioni del campanile della Chiesa di Bacchi, allora, per la quale abbiamo chiesto il vostro intervento? Dal primo sopralluogo la struttura presentava un sacco di problemi anche sulla questione di legname, non soltanto sulla copertura in sé. Il tavolato era praticamente inesistente e i colpi si autoreggevano per conto loro. Di lì ho pensato di operare con un sistema diverso, senza fare ponteggi, costruendo un ponteggio interno al campanile e cercando di smontare la copertura per quello che era possibile dall'interno. Siamo riusciti nel bene, perché l'opera è finita e siamo stati abbastanza bravini. Ci può descrivere la sequenza delle operazioni? Allora, abbiamo preparato un piano interno a un metro per poter operare in sicurezza. Dopodiché abbiamo iniziato a formare un foro e di lì piano piano abbiamo scoperto tutto quello che si trovava, che dal filmato si vede benissimo, pietre, tegole e altre cose. E una volta smontato e rimosso tutta la copertura, abbiamo rimosso tutta l'orditura, abbiamo rimesso l'orditura nuova, rifatto un tavolato completamente nuovo e ricoperto con i coppi, con i ganci, eccetera. I coppi sono fissati al tavolato mediante ganci? Tutti mediante ganci, perché prima erano abbastanza che erano schiacciati, diciamo, dalle pietre. Erano le pietre che tenevano. Mentre ora è tutto ancorato ed è quindi... come dire, sicuro dal punto di vista del distacco per vento, esatto. Adesso dovremmo essere a posto, poi sarà i primi collaudi, vediamo i tempi cosa ci dicono. Avete anche aggiunto una guaina, abbiamo aggiunto la guaina sul tavolato per evitare che ci fosse qualche altro problema. Bene. Adesso abbiamo aggiunto una parte di piombo intorno alla croce, perché c'era tutta quella parte in cemento che rimaneva scoperta al fuori dei coppi, e per cui siamo bene. Siamo riusciti a fare, crediamo, un'opera abbastanza positiva. Bene. Anche se nessuno può avere la sfera di cristallo. Ah, beh, quello è chiaro. Quanto pensate che possa durare questo lavoro? Ma io già qualche anno non dovrei più farlo. Capito. Molto bene. Sì. Quindi spero di vivere a lungo. Certo. Signor Massimiliano, lo ringraziamo tanto. Ringrazio molto voi per il lavoro che lei ha fatto. Oh, grazie. Christian dice che quando suo padre arrivò qua la chiesa era effettivamente in buone condizioni, ma il tetto era parzialmente coperto di tegole e parzialmente coperto di lastre di pietra. In queste condizioni non era particolarmente impermeabile, quindi l'umidità poteva penetrare all'interno, creando problemi alla già precaria condizione, diciamo, della pitturazione dell'interno della chiesa. Fu quindi deciso da parte della comunità tedesca di intervenire sul tetto in maniera tale da poterlo rendere ripristinare. Fu chiesta una sovvenzione, dei soldi alla diocesi, ma purtroppo i soldi non erano disponibili. E quindi fu deciso dalla comunità tedesca di intervenire a proprie spese. Alcuni di loro ben volentieri accettarono questo ulteriore aggravio di spesa, altri non collaborarono, ma comunque alla fine il lavoro fu fatto e fu portato a termine. Le ciappe, o meglio le lastre in pietra che erano sul tetto, furono, diciamo, accatastate in un prato e poi progressivamente prelevate da tutti gli abitanti del villaggio per realizzare o tavoli o pavimentazioni o quant'altro, e oggi sono distribuiti nell'intero paese. La frazione di Bacchi Chiesa è sconosciuta a buona parte della popolazione residente nel capoluogo. È un piccolo paradiso nascosto nei boschi che si svela solo a chi desidera visitarlo. Piano piano, passo dopo passo, senza fretta, un luogo dove vivere slow
come si usa dire oggi, lontano dal traffico, dai motori, dal frastuono della civiltà. Si ritrova il valore e il peso del tempo che scorre lento, come una volta. Un esercizio liberatorio della pressione della vita tecnologica che inevitabilmente ci mette. Chi ha riscoperto tra queste vecchie pietre l'equilibrio e la tranquillità di una vita lenta, ha trovato un buon ritiro dove ritemprarsi e non lo cambierebbe con nulla.